Che piacere rivedere un grande amico, un grande ex calciatore del Pescara, Michele Baldi, però stai benissimo Michele. Mi mantengo al freddo del nord, in cella frigorifera. Tra l'altro, insomma, Pescara rimane nel tuo cuore perché quando puoi torni. Sempre, ogni anno, ho ancora a casa qua, ho tutti gli amici qua, quindi è sempre un piacere tornare, come hai detto te, nella mia seconda casa, quindi fa sempre piacere ritrovare gli amici. Purtroppo la stagione di quest'anno, come sai, è andata così. Può capitare che ogni tanto si inceppa il giocattolo, scelte sbagliate, può capitare di avere la forza di rialzarsi, Pescara ce l'ha soprattutto nella città, nei tifosi, e quindi penso che riusciranno, spero, a risalire presto. Ecco, per fare un parallelo, anche se improprio, tu non hai vissuto una retrocessione a Pescara, però eri in prestito al Chievo, vincesti il campionato di B con Del Neri allenatore e tornasti con la squadra che retrocessa in Serie C. Sei stato, credo, 6 mesi. Allora c'era Scibilia, sì. E c'era ancora, hanno costruito subito la squadra per vincere. Io chiaramente, avendo un contratto un po' troppo oneroso per la Serie C, insomma, ero uno di quelli che se trovava la situazione giusta dovevo andare via, quindi trovai Cosenza e andai lì. Però c'era sicuramente già subito la volontà di risalire la classifica, le categorie. Chiaro che adesso, non so, se capiti in un girone C diventa dura, il girone B forse è un po' più semplice, anche se comunque vincere un campionato di Serie C è veramente difficile. Tu sei del 72, sono un badorato, quindi devi ancora compiere 50 anni, beato te. Sì, non manca molto, ne ho appena fatti 49 però. Senti, ma comunque sei rimasto nel calcio, mi dicevi poc'anzi. Sì, ho fatto le mie esperienze nel settore giovanile a Bassano del Grappa, poi ho allenato in eccellenza, Serie D, e adesso sto aspettando di trovare una nuova sistemazione. Però diciamo, non hai grandi ambizioni di arrivare a fare allenatore, oppure nel senso ti accontenti anche del settore giovanile, ecco, questo volevo capire. Beh, è un'esperienza che mi è piaciuta, è finito un ciclo, adesso magari sono un po' più portato per le prime squadre, che poi possa essere difficile poi tornare nei professionisti, non è semplice, però mi diverto, l'importante è divertirsi e insegnare quel poco che ho da insegnare, che ho imparato. Hai molto da insegnare, mi ricordo, insomma, tecnica di livello, questo lo possiamo dire senza tema di essere smentiti, poi soprattutto tu eri un'ala che sapeva anche saltare l'avversario, adesso si vedono sempre di meno giocatori che riescano a creare la superiorità numerica saltando il proprio dirimpettaio. Sì, è un po' cambiato il calcio, è diventato molto con tanti passaggi, quindi magari le individualità nel proprio gesto, nel dover fare il dribbling, effettivamente ce n'è qualcuno, ma non sono tanti. Una volta forse si vedeva qualcosa di più, forse perché è un gioco più veloce, un po' più fisico, e forse c'è anche la poca cura della tecnica dal basso, quindi dai settori giovanili. Questo è quello che dicono un po' tutti e quello che ho potuto constatare anch'io facendo appunto settori giovanili. Ci sarebbe tanto da lavorare, tanto da discutere, ma non penso che sia la giornata. No, però è interessante perché per esempio lo stesso Max Allegri ha battuto molto su questo tasto dicendo che nei settori giovanili bisogna intanto divertirsi e bisogna cercare di insegnare la tecnica, la tattica viene sempre dopo, quando si è più grandi. Lo so, ma quando si mette la priorità dell'allenatore nel voler dimostrare di essere un bravo allenatore, è lì che si invertono le cose, dovresti insegnare ai ragazzi e non far vedere che sei un bravo allenatore. Devi far vedere che sei un bravo allenatore insegnando ai ragazzi e non ottenendo un risultato. È anche vero che in Italia siamo veramente strani, perché se anche un allenatore del settore giovanile perde una partita tra genitori, società, insomma, sono poche le osi felici in cui non ti mettono con le spalle al muro, quindi diciamo, l'Italia insomma è bella anche per questo, ci sono realtà dove si può fare un certo tipo di calcio, altra invece magari un po' più difficile. Starei ad ascoltare per ore perché questa è una Lectio Magistralis che naturalmente manderemo in onda, l'ultimissima, perché hai avuto un'esperienza anche nel Bassano da collaboratore strettissimo del pescarese Luca D'Angelo qualche anno fa. Sì, beh, Luca lo conosco da una vita e quindi ho avuto l'opportunità quando io allenavo la Beretti, il suo secondo in quel momento stava facendo il patentino e quindi l'ho accompagnato nella preparazione estiva, e dopo chiaramente abbiamo collaborato tutto l'anno perché io allenando la Beretti aveva bisogno dei ragazzi e quindi sempre a stretto contatto con loro e rimane. L'emblema della gavetta, no? L'emblema della gavetta è poi un ragazzo straordinario, umile, preparato, poche idee ma ben precise, sa quello che vuole dal calcio, quindi
vecchio stampo. Vogliamo salutare tutti i tifosi che si ricordano le tue grandi giocate. Credo che faccia piacere sentire un tuo pensiero, un tuo appello. Ah, io non ho tanto da dire, se non sicuramente riconoscerò che i tifosi del Pescara saranno in grado di ridare la forza ai pescaresi e a Pescara Calcio di riemergere, insomma. Non sarà facile, però con l'unione un po' di tutte le forze penso che ce la possano fare.